Asilo Borgazzi, una storia del Pino Celestino. Ciao a tutti, sono Pino Celestino, l'immenso cedro del Libano che abita nel cortile dell'asilo Borgazzi. Oggi voglio raccontarvi la storia di questa istituzione, anche se, vista la sua e la mia età, dovrò scegliere. Ci sono capitate tantissime avventure. L'asilo, costruito sulla circonvallazione di Carpaneto, venne inaugurato il 24 maggio 1925, mentre io arrivai qualche mese dopo a tenergli compagnia. Da quel giorno, tante educatrici, sia suore che laiche, si sono prese cura dei miei pargoletti, che hanno tanto giocato e sono cresciuti sotto i miei rami. Rami quasi centenari, che, oltre a giochi sfrenati, hanno assistito a feste, recite e cene di fine anno, spettacoli di commiato, messe e persino partecipato a partite di pallavolo. L'asilo Borgazzi è stato ed è un luogo del cuore, non solo per chi lo frequenta o l'ha frequentato, ma anche per tanti di quelli che hanno preso parte alle attività organizzate nel cortile dell'edificio. L'interno dell'asilo si suddivide in due parti, l'atrio e il salone, sul quale si affacciano alcune aule. Negli ultimi anni l'interno è stato completamente rinnovato, portando una ventata di novità tra le massicce mura, per poter accogliere in modo adeguato i moderni alunni. Pensate che negli ultimi tempi sono state aggiunte anche delle frasi appese ai muri. Io concludo con una di queste. Non si cresce da soli, è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. Ciao!